Romina Power replica ad Albano sulla marijuana, basta rancore. Alle porte del suo 80° compleanno, Albano Carrisi si era concesso un momento di riflessione pubblica sulla sua esistenza, un viaggio fatto di alti e bassi professionali e personali. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Tra le ombre della sua vita c'era senza dubbio la perdita dell'amata figlia Ilenia, scomparsa nel nulla, come ha evocato con profonda tristezza il celebre cantante. Un altro passaggio emotivamente arduo era stato la fine del suo matrimonio con Romina Power. Il problema era la marijuana, aveva confessato Albano per la prima volta ad oggi, indicando l'abitudine della sua ex consorte di consumare quella sostanza come la principale ragione della loro rottura. Era felice quando fumava, o quando l'effetto svaniva, diventava triste e piangeva. Non era più la stessa. Aveva perso quella passione e attaccamento alla vita e a ciò che avevamo costruito insieme. Fu l'inizio della fine. Romina, tuttavia, aveva scelto di non rispondere alle dichiarazioni di Albano, evitando commenti o dichiarazioni pubbliche. Adesso, però, ha deciso di presentare la sua prospettiva in un'intervista con la stampa. In una relazione, è fondamentale che entrambi si impegnino nella crescita condivisa. Il dialogo, la comprensione e soprattutto l'ascolto reciproco sono cruciali, ha risposto Romina alle dichiarazioni di Albano sulla fine del loro matrimonio. Negli Stati Uniti abbiamo un detto, moglie felice, vita felice. La natura ci insegna che un seme, per quanto prezioso, necessita di protezione e poi cura e attenzione costante per crescere. Ha bisogno di calore e nutrimento. Nonostante la loro separazione, Albano e Romina continuano la loro collaborazione artistica, viaggiando insieme in tour mondiali. Romina ha sottolineato che, nonostante le recenti dichiarazioni di Albano, non ha intenzione di interrompere la loro collaborazione. Il rancore è dannoso per entrambe le parti, quindi impariamo dai nostri errori e procediamo con comprensione invece che con rabbia o risentimento, ha spiegato. Abbiamo dei tour in programma e la nostra musica continua a portare gioia a tante persone. Il nostro desiderio è continuare a regalare momenti di bellezza e felicità. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.